Ciao a tutti, oggi vedremo come accendere il fuoco con Blender. È un'operazione abbastanza semplice e vi ricordo che, se non sbaglio, dalla versione 2.9 la gestione delle simulazioni fisiche è affidata a un nuovo framework open source di nome MantaFlow. Allora, come facciamo per dar fuoco a questo oggetto? Lo selezioniamo, andiamo in Object. Andiamo in Quick Effect, Quick Smoke. Qui nel tab in basso a sinistra selezioniamo Smoke Style, Smoke and Fire. E come possiamo vedere, il nostro oggetto sta prendendo fuoco. La simulazione avverrà in un dominio che è rappresentato da questo box, da questo bounding box. E quindi tutto l'effetto, tutta la simulazione deve avvenire all'interno di questo spazio. Se l'oggetto si troverà all'esterno, non ci sarà alcun tipo di simulazione. Quindi ora, se ci spostiamo con il dominio selezionato nella scheda Physics Properties, possiamo vedere che qui abbiamo davvero molti settaggi per fare con il nostro fuoco un po' quello che vogliamo. La maggior parte di questi settaggi sono spiegati ovviamente nella documentazione ufficiale di Blender, che vi consiglio di consultare. E, anzi, no, la maggior parte, tutti i settaggi sono spiegati lì. E per questo esempio ci andremo a vedere alcuni importanti, come ad esempio la risoluzione. Ovviamente più aumenteremo questo numero e più avremo un effetto migliore. E il nostro calcolo però sarà, la nostra simulazione risulterà molto più lenta. Per computer veloci posso suggerire un valore intorno ai 6-700 di risoluzione, mentre per quando si fa ovviamente la simulazione finale, e mentre per computer un po' più datati un valore intorno ai 2-300. Richiederà davvero molto tempo, ma si avrà un risultato migliore, davvero migliore. Si può notare anche semplicemente se aumento a 128 la risoluzione. Vedete come il risultato è molto migliore, di gran lunga migliore, aumentando la risoluzione appena a 128. Siamo in rendering. La modalità viewport shading, ecco qui l'effetto è davvero buono. E poi ovviamente giocando un po' con tutti questi parametri possiamo dare una forma differente al fumo e altre caratteristiche. Abbiamo detto che il dominio è fino a dove la simulazione avviene, lo spazio fino a dove la simulazione esiste, quindi significa se avrò questo bounding box, questa scatola fino a questa altezza, il fumo raggiungerà questa altezza, si espanderà ma non andrà oltre. Possiamo attivare un'opzione molto utile chiamata Adaptive Domain, che farà in modo di cambiare l'altezza, la dimensione del dominio in base alla simulazione. Quindi se il nostro fumo si espanderà oltre questa altezza, non dobbiamo preoccuparci perché dinamicamente, automaticamente, la scatola del dominio cambierà la dimensione. Vediamo adesso come possiamo cambiare alcune caratteristiche del fumo e il colore del fuoco. Ci spostiamo qui nello shading, nel node editor, vediamo che è impostato questo nodo principled volume. Da qui possiamo cambiare la densità del fumo, possiamo fare alcuni aggiustamenti sul colore, ad esempio, e possiamo anche cambiare il colore del fuoco. Come si fa? Shift A.
Inserisco un nodo add shader, lo collego qui, in questo modo. Poi inserisco un nodo emission che collego qui in questo modo. Inserisco un nodo matte con la funzione multiply, questo nodo matte lo collego allo strength dell'emission e poi inserisco un nodo attribute, il fac lo inserisco qui al valore e in questo label name importante è scrivere esattamente flame. Quindi vedete che se aumento qui la forza cambierà il colore del fuoco in base al colore di questo nodo emission. E praticamente in questo modo posso decidere che colore dare al fuoco. Posso fare una cosa un po' più interessante inserendo nell'input color dell'emission un color ramp. Color ramp qui, ok, e impostare una combinazione di colori più interessante che mi permette di avere un colore più realistico. Ok, questo è tutto, ragazzi. Spero che il video sia stato utile, che vi sia piaciuto. Se così, mettete un bel like, iscrivetevi al canale. Grazie e alla prossima!